Però mentale la squadra ha fatto una partita eccezionale e secondo me è un aspetto importante su cui soffermarsi, perché ci stanno le volte dove l'avversario ci obbliga a fare qualcosa di diverso da quello che ci aspettiamo anche noi, e saper cambiare in corsa atteggiamento è una cosa importante, è una risorsa in più che sappiamo di avere. Diciamo quello anche... Tu hai detto che non c'è stata la stessa fluidità di manovra, molto è dipeso dal fatto che l'italiano ha praticamente braccato. Sì, non, come ho già detto prima, le volte precedenti, non mi piace che si riduca tutto al fatto della buona condizione di italiano, del fatto che comunque sia un giocatore che in questa categoria qua vede gioco prima degli altri, è un giocatore fondamentale su questo sistema di gioco qua, questo è fuori di dubbio, però credo che una squadra debba anche saper trovare una soluzione alternativa nel caso in cui un giocatore per qualsiasi motivo non sia messo nelle condizioni di poter tutte le volte illuminare il gioco. Poi è anche vero che tutti quanti sotto gli occhi avevamo il derby come ultima partita, quindi dove di contro invece c'è riuscito tutto, siamo arrivati 10 volte alla conclusione, è sembrato tutto facile, ma non è, magari fosse sempre così, ma non lo è. Quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita e comunque l'ho rivista, abbiamo avuto le nostre occasioni lo stesso, abbiamo creato i nostri pericoli lo stesso, ci sono state 3 o 4 situazioni dove potevamo far male, no, siamo soddisfatti. Quindi diciamo state perfezionando, così si può dire, un'alternativa a quando l'italiano viene... Sì, ma non è che si debba studiare una contromossa o qualcosa di particolare, credo che la squadra ormai abbia assimilato bene i 3 o 4 concetti che abbiamo sviluppato da quando sono arrivato qua, adesso vedo anche durante gli allenamenti che le cose vengono semplici senza star lì ogni volta. Sì, c'è sempre qualcosina, c'è sempre da migliorare, però diciamo il grosso è stato assimilato dai giocatori e lo fanno in tutte le partite d'allenamento. Normale che adesso conta tanto l'aspetto nervoso, perché comunque siamo a 4 partite dalla fine, conta condizione fisica e aspetto nervoso, e noi su condizione fisica siamo a posto, sull'aspetto nervoso non abbiamo mai sbagliato né approccio né gara. Poi si può perdere la partita, ma non vuol dire che l'approccio sia sbagliato, quindi sotto questo punto di vista qua sono sereno. Si può perdere, però tu non hai ancora persa una, insomma. Okay. Perderò prima o sì. Dopo, speriamo che venga il più tardi possibile. L'anno prossimo. Però insomma, questo finale di stagione vale molto per te, per l'anno prossimo, insomma, per la riconferma, quindi sai che ti puoi, in questo mese ti giochi anche il tuo futuro? Oppure... Sì e anche no, io credo che la società valuta il lavoro che facciamo tutti i giorni, perché la società è presente tutti i giorni, e con Foschi, con Sottovia e con De Franceschi c'è sempre qualche componente che guarda gli allenamenti, vede come lavoriamo, vede come lavoro io, vede come lavora lo staff. È normale che nel calcio si è sempre legati i risultati, però la squadra fino ad oggi ha fatto una rincorsa importante, ha ottenuto risultati importanti. Quando sono arrivato eravamo con l'acqua alla gola, ci siamo tirati fuori dalla mischia pericolosa un bel pezzo prima della fine, non siamo salvi, perché ci servono, insomma, fatti 2 calcoli, qualche squadra a 51 punti li può fare, quindi è meglio che li facciamo noi prima degli altri. È vero anche che quest'anno è un campionato strano anche sopra, perché sopra la sesta non corre, quindi si vive sempre con l'umicino di potersi attaccare al treno che conta. Sabato scorso ho detto che a Varese poteva essere una partita decisiva. Lo è stato, tra virgolette, perché comunque non l'abbiamo persa, quindi paradossalmente una speranza c'è sempre. Però, come ho detto ai ragazzi, per noi fondamentale è definitivamente toglierci dalla zona calda, e la vittoria, un'eventuale vittoria sabato con l'Ascoli ci toglierebbe da una parte definitivamente da sotto, dall'altra ci aggancia sopra. Se dovessimo vincere con l'Ascoli giochiamo per andare dentro dopo questo sì. Però sabato a questo punto qua, ecco, non vincere sabato potrebbe allontanarci definitivamente da sopra. Questo sì. Anche se poi si vede sempre la giornata, perché mettiamo che il Padova pareggia, ma Torino per la Siena. Come posso dire, adesso su 4 partite sì, noi però, 10 punti, se vogliamo andare su a fare i playoff li dobbiamo fare. Se sbagliamo, tra virgolette sbagliamo, perché noi
vi ripeto, abbiamo fatto già uno sforzo grosso fino adesso, quindi vogliamo vincere la partita a tutti i costi, ma sappiamo che non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo principale, che ancora non è stato raggiunto. Sono il primo a dire che dovesse andare bene la partita, sì, ci giochiamo tutte le possibilità che abbiamo per andare dentro. Questo sì. Quindi magari il pericolo più che la condizione fisica è quella, c'è e può durare proprio dal punto di vista mentale. La squadra ha fatto un grande sforzo e magari sì, può pagare qualcosa in energia. Ne abbiamo discusso insieme con i giocatori in modo tranquillo, perché credo che sia l'aspetto più delicato del momento. È vero anche che abbiamo fatto uno sforzo grosso, è vero anche che mancano 4 partite alla fine, quindi sono 3 settimane e mezza dove non muore nessuno se facciamo qualcosa di più, ma credo che ogni giocatore dentro se stesso sia cosciente, come ne sono cosciente io, che un risultato importante ci può aprire una strada inaspettata fino a poco tempo fa, e credo che sarebbe stupido da parte nostra non provarci. Ecco, da qui a dire che possiamo andare dentro, no. Perché comunque siamo in ritardo e siamo in svantaggio, perché avere 50 punti oggi e 4 partite alla fine, siamo ancora con la speranza, perché davanti quindi sono fermi, se davanti avessero un trend normale noi saremmo già fuori a quest'ora qua, invece coltiviamo una piccola speranza.